sia lo stesso. Però ci ha mandato un fratello. Ecco a voi, per voi, Paolo Totti! Paolo Totti, ci sei o no? Si è perso per strada, d'altronde da Roma è lunga. Ascolta, Clara, sì. Lì, parla in più. Cosa? Con quello che prendi, puoi dire una parola in più. No, dai, niente, basta, va. Elisabetta! Paolo Totti! Oh, un applauso, allora, oh! Buonasera, buonasera! Buonasera! Buonasera, buono? Ce l'hai fatta venire? Eh sì. Va bene, sei pronto? Posso? Sì, sì, ho messo questi occhiali aerodinamici. Vi piacciono? Eh? Aerodinamici? Sono fatti apposta per i musicisti. Sì, sì, basta così, grazie. Ti lascio suonare, ok. Buonasera a tutti. Scusate, tiro via. Aspetta. Ah, così a me. L'ho preso dai cinesi, 1,50 euro. È una figata, eh? Allora, il microfono? Cazzo, ma è questo? No. Secondo. Puoi venire qua, ma lascia quello. Aspetta. Tieni questo. Stai qua? No. Questo lo posso fare? No, volevo mettere la chitarra. Scusate, un problema tecnico. Aspetta. Ah. Grazie, non ho ancora fatto niente. Questo è duro. Il microfono pulito, ma scusate, devo fare tutto io. Allora, chi che mi ha spostato le cose? Eh? Sì, però mi tira questo. Guarda, non tira che non va bene, però tira troppo. Ok, buonasera a tutti, benvenuti al ristorante Miro. Come sapete, il ristorante Miro oggi compie un anno. Quanto entusiasmo. A noi, come? A noi che ci interessa. Scusate per quelli che sono dietro la colonna. Allora, o mi sposto io o mi spostate voi? Mi sposto io? Faccio di più, Paolo, dai. Mi sposto più avanti. Aspetta, metto qua. Ma se spostavi la colonna facevi prima, no? Aspetta, mi vedete voi? No, non lo so, spostiamo sta colonna. Mi vedi? È la battuta quella brutta, se mi vedi. Ok, allora tutti insieme con le mani a tempo. Chi è che mi aspetta la chitarra? Ah, ecco. Forse ce la facciamo. Puoi ridere che tanto si fanno uguale. Allora, a tempo, eh? A tempo. Vai! Qual è il seguite, a tempo. Dura 4 ore, vai
mani, una viva domani! Facciamo una cosa, prima solo le donne e poi solo gli uomini, solo una volta sola, va bene, solo le donne? Tu non mi guardare così, lo so, tu puoi guardare tutte e due, va bene, solo le donne? Basta, sono gli uomini, però uomini, mi raccomando, forza, vai, sono gli uomini, vai Massimo che tu sei la colonna portante, vai, 3, 2, 1, sono gli uomini. Esiste il tempo. Allora io va. Va bene, venite indietro. No, anzi, dietro no. Li vengo io dietro. No, con due. Poi con l'uno, magari. Ok, 3, 2. Grazie, bravissimi, facciamo un po' di un applauso perché veramente. Oh. Io sono Paolo Totti, il fratello di Totti, cantautore. Non ce l'ho la faccia da cantautore. Non ce l'ho la faccia da cantautore. Vabbè, nemmeno la mia ex moglie la faccia da Totti. Tu la conosci? Vabbè, scusate, ogni tanto qualche parolaccia non mi scappa. Comunque, io ce l'ho proprio Roberto, è l'antidoping per la signora. Perché, quando esce? Quando esce perché. Pure c'è il pezzo. Io non ho ancora iniziato, ma sei venuto a iniziare. Ok, allora ciao a tutti, sono Paolo Totti, fratello di Totti, ve l'ho già detto, vero? Ve l'ho detto anche che assomiglio al cantautore, perché sono fatto, sì. Poi mio fratello quando gioca a pallone riempie gli stadi, io quando sono negli stadi li svuoto, no? Mio fratello è bello, c'ha i soldi e fa il calciatore, lo conoscete, vero? Sì. Sicuramente Francesco Totti. Io non sono bello, non ho un euro, e faccio il gladiatore, tutti i giorni combatto per vivere. Sì. Tornando alle mogli, la moglie di mio fratello fa le Iene in TV, la conoscete tutti, Iene, invece la mia ex moglie faceva la Iene a casa. Ci sono i bambini, chiudetevi le orecchie. Sono parole, eh? Mi raccomando. Ho perso il filo. Oh. Io faccio musica New Gents Funk Melody Tendency. Penso significa. Ve la spiego ora. Prende quella nota che quando incontra una pausa di 4 quarti raddoppia il suo valore cambiandolo. La signora la vedo sdraiata. Sono io. Ah, è quella nota che quando incontra una pausa di 4 quarti raddoppia il suo valore cambiando l'intenzionalità di suonarla. E quindi? Avete capito un cazzo di senso? Come no? Adesso, venendo qua stasera, ho avuto un problema tecnico perché mi sono perso. Cioè non riuscivo a trovare il ristorante Milano. Allora cosa faccio? Giro e rigiro, trovo un bar, entro in un bar e chiedo al barista le informazioni per arrivare qua al ristorante Milo. Gli dico, mi scusi, dovrei andare al ristorante Milo di Brughello perché ho una serata. In quel momento
mi entra un ragazzo con un cane con un semaforo in testa. Cioè, rimango a guardarlo perché dico, vabbè, strano. Faccio finta di niente, saluto tutti, esco, però la tentazione è grande, io devo andare vicino e devo dire, mi scusi, ma che razza è questo cane? Che mi sembra... Allora lui mi guarda e fa, come, non si vede? Non si vede? Dico, calma, non ti arrabbiare. Ma è un incrocio. Cioè, ma stiamo scherzando? C'è un incrocio. Vabbè, esco, mi metto in macchina, mi avvio e arrivo a un incrocio. Non quello del cane. C'è un altro incrocio. E arrivo e c'è un signore, dico, mi scusi, dovrei andare al ristorante Milo di Brugherio perché quest'anno, cioè oggi fa un anno di vita, e mi fa, lei arriva al ristorante dove trova l'insegna con scritto Milo e là è arrivato. Cosa vuol dire? Cioè, roba da non credere. Vabbè, però non mi perdo l'animo, vado avanti, trovo una signora alla rotonda, arrivo e faccio, scusi signora, devo andare al ristorante Milo, e vai, vai. Cioè ci sono arrivato da solo, meno male che ho il tonto che mi ha aiutato, un po' di qua, un po' di là, ci sono... Sapete che non mi ricordo cosa devo dire? Non c'è scritto nessuna parte. No, qua c'è scritto la canzone che devo cantare. Però qualcuno mi ha spostato la pagina, sicuro. Se scopro... Vabbè, io volevo adesso... Volevo? Il fantasma. Tu parli troppo. L'antidoping, la domanda. Ah, volevo lanciare una lancia sulla politica. Perché come voi sapete, oggigiorno c'è crisi. Ormai la crisi la viviamo tutti. Cioè, pensate un po' che per arrivare a fare una serata del genere... Roberto ha fatto proprio il salto mortale, abbiamo dovuto ridurre così tanto, proprio così tanto, che noi dopo per far sì che lui ci paghi, dobbiamo fare le pulizie, dobbiamo avere i piatti, cioè siamo proprio messi là. E io ho scritto questa canzone che praticamente rispecchia il nostro momento in Italia sulla crisi, ve la faccio sentire, dura giusto 12 minuti. Ma te come qua? Ma così. Se la sapete, cantate. Tanto non la sapete, mi ascoltate io. Però anche con le mani, non suonate con le mani. Lo diceva Monti che non tornano i conti. Questa è l'Italia. Risponderà Berlusca se puoi a Ruffo. Questa è l'Italia. E la gente si incazza per questa nuova manovra. Questa è l'Italia, io collego non vivo e provo il suicidio. Questa è l'Italia, insieme, la lira era meglio prima. Ma oggi no, voglio sentire la lira era meglio prima. Vai, la lira era meglio prima, ma oggi no. Allora, chi ha un mutuo deve gridare di più. Chi ha due ti porta il microfono. Dai, sono il tornello. La lira era meglio prima, ma oggi no. La lira era meglio prima, ma oggi no, ma solo. Oggi non posso neanche mangiare, domani il mio padre al funerale. Questa è l'Italia, questa è l'Italia, questa è l'Italia. Non è finita, l'ultimo pezzo. Io lavoro a contratto e tra un poco lo sfratto. Questa è l'Italia, ho un buco nel conto che diventa ogni giorno più profondo. Questa è l'Italia, il barile scende, la benzina aumenta.
così non facciamo rimanere. Che se l'Italia ho lasciato il GPL e ho girato in bici a rotelle. Questa è l'Italia. Ma qua mi diceva che dovevo ridire ancora oggi, non posso neanche mangiare, però lo sapevo. Facciamo solo il finale. E per questa fattura io non parlo, io parlo in natura, certo male. Io parlo. Questa è l'Italia. Finale. E la mia conclusione. Che oggi in Italia con l'euro vivo da capo. Finito il tempo. Qua c'è il grande Omar. Ma ascolta, che fai quello che devi fare? Non volevo anticipare. Allora io, praticamente, buonasera. Ciao. C'è qualcun altro che vuole andare in bagno? Della tenente? Della tenente. Allora io, vi siete accorti che non mi ricordo quello che dovevo dire? Questo è stesso però, eh! No! Pastiglietta per forza! No, questo è proprio il mio problema. Perché io avevo visto una persona che mi servono due persone, poi volontari, un maschietto e una femminuccia per cantare una canzone. Vedo Federica che si nasconde, però io vedo Federica. E poi Massimo. Ah, Massimo. Tra alcuni minuti vi chiamo. Ma ragazzi, oggi suono nei matrimoni per vivere. Però il lavoro è diminuito. Perché purtroppo la gente non si sposa più perché i soldi sono finiti. O c'è crisi, è un problema questo della crisi. Io conosco un prete, eh? Mi seguite? Mi seguite? Grazie. Se no non so di parlare. Allora, dicevo, c'è crisi. Io conosco un prete della mia zona, San Maurizio Bologna, che fa un secondo lavoro, pensate, fa l'elettricista. Cioè di giorno fa la messa e di sera fa l'elettricista per arrotondare. O è l'unico prete che riesce a fare la messa a terra. Cosa è? È l'unico. Domani. Poi avevo una mia amica che fa la escort. Non c'entra niente con la Ford Escort. Che fa l'esco, una mia amica. Non mi avvicino a lei. Lei non era amica la Esco. No. Forte Esco. Ce l'ha giù parcheggiato. Che praticamente 10 anni fa faceva praticamente alberghi di lusso, gente tutta selezionata, cioè accettava i pagamenti solo in contanti. Questa è una cazzata. Cioè solo in contanti. Oggi con la crisi che c'è, seguite, questa è una cosa, cioè lei riceve solo in casa, accetta i pagamenti a 60 giorni. Cioè vi rendete conto? Per la crisi. Accetta i ticket. Io non ho mai sentito. I ticket prende, quelli da 5,29 euro che non li vuole nessuno, nemmeno sul supermercato. Se li accetta, però li devi mettere un po' insieme. È vero signore. Se vuoi poi ti lascio il numero. Stavo dicendo della crisi. Questa qua adesso si è messa a accettare i ticket per vivere. Però voi pensate, c'è la benzina, quanto è arrivata la benzina? Non ho detto niente, signore, le ride, vi facete una. No, 2 euro. 2 euro. A Como? Vicino al nero video. 2 euro. Cioè vedete, ho fatto 2 euro. Cioè io ho fatto il pieno con la mia macchina, ho dovuto lasciare la macchina in permuta a benzinare. Cioè gliel'ho lasciata. Perché non riuscivo a coprire, cioè il valore della macchina era inferiore al pieno. Ho dovuto mettere via i soldi e andare poi dopo una settimana a riscattare la macchina.
cioè esco dal benzinaio, cosa succede all'incrocio? Che prendo un camioncino delle pompe funebri, cioè mi c'entra la macchina veramente, però dov'è? Non so, è successo veramente? Con la banda è successo? Chi sono io? Sono sceso, la prima cosa che gli ho detto, oh, ma cazzo dove fai a fare il lavoro con me? Gli ho detto, scusa, un altro po' ci scappava il morto, no, quello dietro, che lo stavo partendo. È vero. Allora, qua c'è mia madre, colpa sua. È vero? Di sì. Ma di sì, è vero? Alzati. Ah, è uguale, perché passa. Poi il piede. Io adesso praticamente suono nei matrimoni per dirmi, però vi dicevo, c'è così tanta crisi che la gente non si sposa più. Cioè, ma come si deve fare? La gente oggigiorno muore di fame. Oh, muore di fame. E infatti, signor, ma che faccia c'è? Sono dimenticati di seppellirla? Cioè, non ho capito, continuiamo a parlare. Andate fuori, io sto parlando per parlare male. Mi sono dimenticato dove dovevo dire. Hai visto? Allora, sono tre volte che provo a dire che suono nei matrimoni per vivere e ho divorziato due volte per non morire. Ah, giusto, il pezzo è questo. Adesso faccio i funerali, non si sente. Sì, tra lui che è più bravo, mi sta dicendo. Vabbè. 11:10, pizza! Bravo! No, allora, chiudo solo. Allora, suonavo nei matrimoni, i matrimoni non si fanno più perché la gente muore di fame, adesso ho iniziato a fare il funerale. Perché vanno bene fatto? Ne ho fatto uno la settimana scorsa per chiudere, bello, c'era tanta gente, abbiamo mangiato. Verso la fine era bello, un po' mortuorio, comunque. E gli ho cantato una canzone che faceva così. Allora c'era, immaginate la scena, bello, bellissimo, comunque il signore, cioè non il signore, tutti i parenti intorno, c'era il catering che si mangiava, perché lui ha voluto che si mangiasse all'americana, e io mi hanno detto fai una canzone, e mi è venuta questa, ho fatto fumo fa male, quello fumava tanto. Aspetta, Ciro, ti dico la canzone. Gli ho cantato uno su mille ce la fa. Non dura la vita. Adesso, peccato che era nei mille lui. Vabbè, puoi andare a fumare, tutto adesso. Si è toccato. Ah, lui voleva presentare il fotografo. Non lo conosce nessuno perché. Ah, simpatica signora, fai gesti, sta facendo gesti, va bene, io è finito? No, non ho finito, poi faccio il pezzettino dopo perché mi sono allungato. Ma dico, è finito adesso? Sì, adesso sì. Ok, allora prendi un applauso. Allora, dai. Sì, grazie. Era, come diceva, il grande Corrado. E non finisce. Cosa stai facendo? Aspetta, no.